Alessandro Canino debutta sul palco dell'Ariston nel 1992 nella categoria Giovani Proposte, con il brano Brutta avendo grande successo. Ma il destino gli fu avverso e, dopo alcune apparizioni televisive, si rese conto di non avere una carriera di successo davanti a sé e decise di intraprendere una strada diversa. Tiziana Rivale partecipò e vinse Sanremo nel 1983 con la canzone Sarà quel che sarà. Eppure la cantante non ebbe la carriera folgorante che si credeva rispettasse all'epoca. Terminato Sanremo fece una tournée che non ebbe i risultati sperati. Trasferendosi in America cominciò a doppiare numerosi film e continuò così la sua carriera nel mondo del cinema. La carriera artistica di Luis Miguel iniziò molto presto. Pensate che partecipò al festival nel lontano 1985, quando a soli 14 anni arrivò secondo con il brano Ragazze di Oggi, scritto da Toto Cutugno. Questo pezzo divenne il simbolo della generazione di adolescenti in cerca sempre di qualcosa. Divenne così un vero e proprio idolo per le ragazzine di quell'epoca. Anche se la sua permanenza in Italia fu quella di una meteora, la sua carriera continuò per oltre 25 anni all'estero.